Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presenziato il 6 marzo a Torino al convegno del CSM sul ruolo della magistratura nella storia dell'Italia Unita. Presente anche il Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Ancora una visita del Presidente della Repubblica, un onore a Torino al Piemonte, per un importante convegno su un tema delicato come quello del futuro della giustizia. Certamente la presenza del Presidente della Repubblica con dichiarazioni chiare come sulla questione della TAV, del treno alta velocità, che è un'infrastruttura fondamentale per il Paese e per il Piemonte, non possono che per le persone che sono nelle istituzioni, per le persone serie, che rallegrare questa giornata con pioggia. Si svolgeranno il 13 e il 14 marzo le prime sedute del Consiglio regionale sulla discussione del piano socio-sanitario. Il confronto arriva in aula dopo che la Commissione Sanità, tra novembre e febbraio, ha esaminato tutti gli articoli della proposta presentata dalla Giunta. Numerosi anche gli incontri con i soggetti interessati nelle sedi delle 8 province piemontesi. Carla Spagnuolo, Presidente Commissione Sanità. Si è trattato di un lavoro molto lungo, più di 30 riunioni di commissione. Un lavoro che porterà il piano sociosanitario in aula e noi ci auguriamo che entro la fine di marzo possa essere approvato, in modo che poi tutti gli adempimenti di gestione della riforma si possano positivamente avviare. Valutare e orientare le strategie amministrative e la spesa pubblica secondo criteri di pari opportunità. Questo è lo scopo del bilancio di genere della Regione Piemonte, curato dall'IRES e presentato nella sua terza edizione a Palazzo Lascaris, mercoledì 7 marzo. Vivere a rate è il titolo del libro e del DVD per le scuole sul fenomeno del sovraindebitamento, presentato in Sala Viglione il 5 marzo. Tullio Ponso, consigliere segretario. Un prodotto multimediale costituito da un libro e da un DVD, Vivere rate e vite da recupero, proprio per sensibilizzare ancora i giovani in questa piaga difficile che è quella dell'usura. Presentato a Palazzo Lascaris il libro Maschere per un massacro di Paolo Rumiz, a cura del Comitato Resistenza e Costituzione. Il volume ripercorre la genesi del conflitto nella ex Jugoslavia e ne contesta le motivazioni etniche. Ascoltiamo l'autore Paolo Rumiz. Spiega dei meccanismi sulla guerra di Bosnia, che sono dei meccanismi universali e che smentiscono il fatto che quella guerra è stata una guerra balcanica, mentre in realtà era una guerra europea, una guerra che aveva degli strumenti di innesco e di sviluppo che sono assolutamente universali. È aperta fino al 14 aprile in piazza Solferino, nella sede di Piemonte Artistico Culturale, la mostra Da moneta unica, unica moneta. Più di 200 vignette satiriche a colori raccontano la nascita dell'euro e i suoi primi passi in Europa. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.